a questo incontro e in questa occasione presentata dalla mostra che qui a Villa Paco si trova, questa mostra personale di questo artista del Mozambico, Antonio Malenze. Antonio Malenze, che nei suoi quadri espone una serie di tematiche molto importanti e che stiamo un po' cercando di scoprire attraverso queste quattro serate che abbiamo proposto. La prima serata è l'inaugurazione, quindi con la presentazione della mostra. La seconda serata è stato un film documentario, Westland, sul riciclo e sul recupero. E arriviamo a questa serata che è sulla donna. E per aiutarci a approfondire il tema della donna, che non è un tema univoco, nel senso che molto spesso noi occidentali tendiamo a dire che il nostro pensiero sia quello che deve essere, che è quello vero, che è quello giusto, invece sappiamo bene quanto siamo ancora fossilizzati su alcune dinamiche. E ad aiutarci a scardinarci un po' da queste nostre visioni ci aiuterà Nadia Zatti, che è italianissima, però ha avuto questa possibilità di incontrare una compagna di scuola e di banco che si chiama Khadija Elmani, che purtroppo non è qui con noi, ha avuto un contrattempo, quindi non è venuta, e ha scritto questo libro che era la sua tesi di laurea. Il libro si chiama Ho un cervello sotto il velo, è un libro snello ma interessantissimo, e il fatto che sia snello secondo me lo rende ancora più interessante perché arriva dritto al cuore del problema. E leggo la prefazione dell'altro ospite che abbiamo qui, il dottor Hissam Mosharder, mi scuso sempre della mia pronuncia che è proprio orribile, che è il presidente del Consiglio delle Relazioni Islamiche Italiane, quindi lo ringraziamo di cuore per essere venuto qui e per darci il suo contributo. Scrive: questo libro, frutto di un lavoro sincero e professionale, è un invito a tutti ad andare al di là del pregiudizio, della diffidenza e delle mezze verità per arrivare a comprendere il vero significato del velo nell'Islam. Noi abbiamo sottolineato questo problema dell'aspetto, cioè che non è un problema, è una curiosità per noi occidentali, ma è un dato, ce lo spiegherà meglio, un dato importante per le donne musulmane, per farci capire che già su questa piccola considerazione, su questo piccolo grande simbolo, già ci sono delle difficoltà o dei pregiudizi, che basterebbe andare un attimo oltre a questa immediata impatto che molti di noi, molte giovani donne, sentono un po' ferite da quest'uso, invece bisognerebbe un po' conoscerlo, e quindi approfittiamo per andare un po' oltre a quello che è la nostra semplice visione, per allargare un po' i confini e fare quello che questa mostra sta andando a fare, a salutare, ad accogliere, ad andare incontro alla ricchezza culturale che non è solo nostra, ma è soprattutto di chi ci viene incontro. Ecco, quindi presento Nadia Zatti, laureata presso l'Università degli Studi di Padova in Scienze Politiche, Giuridiche e Relazioni Internazionali e Diritti Umani, e lascio la presentazione del suo bel libro, e vi ringrazio. Ecco, grazie. Grazie anche dell'invito, sono molto contenta di essere qua e anche onorata, nel senso che il mio è un lavoro molto semplice e parte proprio da un incontro, che io ho fatto con questa mia compagna di banco, Khadija. È nata una bellissima amicizia nel corso degli anni delle superiori e insieme condividevamo tutto, no? E a un certo punto io le ho chiesto: ma come mai indossi il velo? Perché io proprio non riuscivo a capire, no, il senso di questo gesto, diciamo. Gli dicevo: ma condividiamo tutto, siamo uguali, cioè che senso ha, no? mettere questa come una cosa che io vedevo come una barriera, no? un limite. E allora lì mi si è aperto un mondo, e perché Khadija mi ha cominciato a spiegarmi il significato che aveva per lei, ed era frutto proprio di una scelta personale che aveva compiuto dopo un percorso anche di fede e un percorso personale di incontro anche con la sua cultura, con le sue origini, con la sua fede.
che ha messo in discussione anche me personalmente, no? Anche le mie stesse scelte di fede, ma non per farmele cambiare, ma proprio per anche io mi sono fatta delle domande, mi sono detta ma come io vivo, no, le mie scelte, sono così profonde, sono così importanti, anche così rischiose e coraggiose, no? Come lo erano poi per questa mia amica, perché ovviamente indossare il velo in una società dove il velo viene visto appunto in maniera quasi negativa, no? Come se il velo è un elemento di sottomissione, di inferiorizzazione della donna, no? E quindi comunque ci vuole anche coraggio, no? Per portarlo e per manifestarlo anche all'esterno, manifestare all'esterno anche le proprie scelte, le proprie convinzioni. E quindi da lì ovviamente la nostra amicizia si è approfondita ancora di più e io appunto ho capito che per poter andare a fondo, no, di determinati segni dovevo proprio conoscere, no, entrare in relazione. Poi lei appunto ha continuato a studiare a Brescia, io sono andata a Padova, però la nostra amicizia non si è mai fermata, e nel momento in cui ho dovuto scegliere, no, l'argomento della tesi, mi sono ricordata, no, di quel momento, no, di quella famosa domanda che io le avevo fatto, ho detto ma perché non potrebbe essere un qualcosa, no, che da sviluppare anche in maniera semplice, coinvolgendo magari altre donne di modo che anche altre persone possano fare quella piccola rivoluzione, no, che anch'io avevo fatto a quel tempo, no, tra i banchi di scuola. E così è stato, grazie anche a lei, all'aiuto di Issam, ho potuto intervistare altre donne ho conosciuto la vita di queste donne, è stato bellissimo entrare proprio anche nel loro percorso di vita, nelle loro scelte personali, alcune appunto che avevano, per esempio alcune mi dicevano che avevano completamente abbandonato anche la loro religione e facevano una vita da occidentale, no? E invece poi appunto hanno conosciuto delle persone e hanno intrapreso un percorso anche di fede personale, e quindi, cioè, mi rendevo conto entrando nella vita di queste donne che tante difficoltà che avevano avuto, tante scelte, tutto il loro percorso, no, era molto simile al mio magari, no? Magari la religione era diversa, le origini erano diverse, ma cioè, quello che condividevamo, no, anche le difficoltà quotidiane erano le stesse. E quindi appunto mi hanno raccontato che il velo per loro era una scelta, alcune anche non solo di fede, ma anche proprio a volte anche per differenziarsi, no, da un modo di rappresentare la donna, tipico ad esempio dei mass media, no? Che una mi diceva, sembra quasi che la donna assuma un valore all'interno della nostra società, più quando si spoglia, no? Più si sveste, più diventa apprezzabile. Mentre lei diceva, io credo anche nel potere, no? del coprirsi, del riservarsi, no? Del riservarsi anche per andare contro un po' questa mentalità, no? della donna immagine. E altre appunto invece dicevano, mi sento anche, paradossalmente, mi sento anche più sicura a indossare il velo, perché il velo rappresenta quello che sono, rappresenta anche le mie scelte, e questo è importante anche per gli altri, no? Perché è come un biglietto da visita, io mi presento e anche attraverso questo velo le persone sanno già, no, che tipo di scelte ho fatto e che cosa anche desidero, no, dalla mia vita. E quindi insomma è stato un percorso bellissimo, ma proprio come era partito, un percorso di relazioni con queste donne e con Issa, ma anche appunto che ha cercato di darmi anche uno sguardo maschile, no, su questo aspetto del velo. E poi un esempio anche concreto porto alla fine del libro,
di un, appunto questo oratorio dove adesso sto facendo appunto volontariato, dove ci sono donne che sono proprio inserite anche no, della, nella vita dell'oratorio, nelle attività, anche per esempio estive, no, fanno, sono loro stesse animatrici no, della, della vita della, della comunità e delle, delle varie attività che si svolgono e quindi un esempio anche positivo, bello, no? Di come questo mescolarsi no? può arricchire, arricchire tutte le culture. No? E quindi insomma la tesi, andando al sodo, insomma la tesi anche di questo piccolo lavoro è proprio quella che noi non voglio sostenere no, che il velo è giusto o non è giusto, no? Ma il velo è semplicemente una scelta, un percorso di vita che una donna intraprende. E quindi l'obiettivo appunto in realtà appunto di questo libro è quello di far crollare i pregiudizi, no? Quando noi conosciamo una persona dobbiamo cercare di fare un po' un vuoto dentro di noi, no? E cercare di capire il perché delle immense scelte, no? che una persona fa e quindi il velo non deve essere un muro, no? Una barriera oltre al quale non riusciamo ad andare, no? Oppure partiamo già con le idee che questa donna è sottomessa al marito, è ignorante, insomma non riesce ad integrarsi all'interno della società, ma in realtà proprio magari questa donna sta facendo delle scelte forti, delle scelte importanti e vuole anzi, vuole partecipare anche alla vita sociale, no? Alcune mi dicevano che trovavano molta fatica anche a cercare lavoro, a trovare lavoro, ad essere assunte, perché donne, prima di tutto, musulmane e anche perché portavano il velo e quindi spesso si sentivano dire no, anche per una questione appunto di vendite, di marketing, di immagine, non possiamo assumere una donna che porta il velo, se te lo togli allora possiamo pensarci, no? E quindi loro anche coraggiosamente dicevano no, perché questo fa parte di me, fa parte delle mie scelte importanti, quindi io voglio portarle avanti e rinunciavano anche a questi lavori, no? O venivano in altri ambiti, venivano discriminate, per esempio nella ricerca della casa, anche Khadija mi dicevo quando io chiamavo, mi davano la disponibilità, poi quando mi presentavo dicevano che la casa era già stata affittata, o quindi a volte appunto pensiamo che le donne si mettono questo velo anche per voler mantenere un certo distacco, per voler mantenere una determinata cultura che si porta nei paesi d'origine, ma invece in realtà, anzi, è proprio è una scelta anche coraggiosa che a volte le limita anche nella vita quotidiana, ma loro la portano avanti proprio come un segno di sottomissione a Dio, no? Non a nessun uomo, nessun uomo della famiglia, ma proprio come scelta di fede profonda e coraggiosa. E ho trovato proprio delle donne molto, molto impegnate anche all'interno della società, molto istruite, diversamente proprio rompendo tutti quei pregiudizi, no? che uno collega, no? alla donna con il velo. E niente, volevo leggere una frase di una ragazza che è quella che spesso leggo perché mi ha colpito molto, no? Quello che dicevo anche della donna occidentale, no? che diventa immagine. Si chiama Siam, è una studentessa di giurisprudenza che è da 13 anni in Italia e dice: ognuno pensa che l'altro è schiavo della società e della tradizione in cui vive. A noi ci vedono sottomesse e schiave della nostra cultura, mentre ai nostri occhi appare che le altre sono schiave della propria cultura e dell'uomo che sfrutta il loro corpo. Ma dobbiamo togliere questi preconcetti che abbiamo. Io rispetto la persona che cerca di prendere le proprie decisioni senza pensare a cosa dicano di lei gli altri, ma pensando a cosa lei desideri. E questa mi sembra proprio la frase conclusiva, insomma, che riassume un po' tutto. Quindi proprio l'intenzione anche di questo lavoro è quello di dire, insomma, di andare al di là, ecco, di andare al di là, di far crollare i pregiudizi, cominciare a entrare in relazione con queste donne e dialogare e cercare di entrare, insomma, nella loro vita. Ecco. Basta. Per cui non riesco neanche a esprimere, cioè, il percorso di alcune donne
che hanno deciso di mettere al velo e di difendere al velo, no? Io vorrei parlare dell'esperienza sia con Nadia, sia c'è un'altra esperienza anche con la televisione. Cioè io voglio parlare di alcune cose che secondo me sono molto importanti nel vedere le cose in generale, soprattutto argomenti come il velo la differenza, cioè gli altri che io non conosco, che vengono magari a conoscerli perché magari mandano un quadro come la mostra che abbiamo visto, cioè la conoscenza dell'altro attraverso l'arte, come il libro, attraverso la cultura, non attraverso meccanismi che sono ben studiati per portare magari la massa della gente a pensare in un certo modo. E porto due esempi. Il primo esempio nel 2010, voi sapete bene che comunque il tema dell'immigrazione, sia soprattutto gli immigrati musulmani, comunque hanno avuto una discussione molto molto importante nella società italiana. Questa è una cosa normale, una cosa anche che riflette che la società è sana e risponde e vuol sapere, è curiosa verso gli altri che sono nuovi, vengono da altri paesi, hanno un'altra tradizione, hanno un'altra religione. Però la cosa che non è sana è di cercare di capire come sono fatti con i mezzi sbagliati o con i pregiudizi. Il mezzo più importante in tutto il mondo per capire le cose è la televisione o i mezzi di comunicazione. Nel 2010 era un venerdì, entro a casa mia e apro la televisione e c'era un programma su Antenna 3. Il programma si chiama Velo contro velo. C'erano due gruppi, no? Programma serale, due gruppi, erano donne italiane e un altro gruppo di donne musulmane. Le donne musulmane, era solo una donna, gli altri erano quasi 10, c'era solo una donna con il velo e sulle sedie c'era scritto qui doveva essere una donna, ma non è venuta. E quando ho aperto la televisione, quello che faceva la trasmissione diceva che qui doveva venire una donna, ma suo marito sicuramente l'ha impedita di venire, per cui le sedie sono vuote e si scusava con il telespettatore perché i mariti non hanno dato il permesso a questa donna di venire per parlare di lui. Allora io mi sono incavolato, perché la realtà... sono incavolato per due motivi. Motivo primo perché cioè, riflette a tutti un'immagine o un'idea che non esiste, per cui nessun uomo impedisce alla sua donna di andare a parlare di velo. La seconda cosa, ho visto in questa trasmissione, come in altre trasmissioni, che cercano di prendere in giro la gente su alcuni argomenti. E siccome io voglio bene sia la mia tradizione, la mia religione, e voglio bene anche l'Italia e gli italiani, visto che vivo da molti anni qua, fa parte di me l'Italia, ho voluto cercare di rispondere, cioè di difendere sia la mia religione e di difendere i telespettatori che stanno prendendo o stanno acquisendo un'immagine, un'idea che è sbagliata. Allora io guardo, entro su internet subito, sul sito del canale, per mettermi in contatto con loro, mandare email, fare qualcosa. Vedo all'improvviso che c'era un telefono che si poteva parlare direttamente con loro. Apro il telefono, cioè prendo il telefono, chiamo e mi danno subito la linea. Allora dico, si chiama Umberto il giornalista, non so se lo conoscete, poi è diventato anche mio amico. Allora dico, Roberto, ma scusa, io non voglio mettere, insomma, giudicare perché non sono venuti, non voglio neanche, insomma, dire che non è vero o vero, non voglio entrare in questo argomento. Ma io ti dico, se tu vuoi, donne musulmane che devono parlare del vero, io ti porto domani 50 donne. Cioè, non esiste, o magari una donna non parlava bene l'italiano per cui non poteva venire, o aveva i bambini, comunque
sì, io mi ha detto in diretta era anche una scommessa, io ho detto va bene, una scommessa che porto 50 donne a parlare, vero? Mi ha detto va bene, ti passo alla regia e vediamo. Mi ha passato la regia e abbiamo parlato ho parlato con la regia e lunedì era un venerdì, lunedì mi hanno chiamato per mi hanno detto questo venerdì è difficile, perché io ero comunque ho accettato la scommessa. Questo venerdì difficile, facciamo il venerdì dopo. Il venerdì dopo sono andato a Milano con 50 donne. E tutti parlano l'italiano perché è madrelingua, perché tutti nati qua. Alcuni con il velo, alcuni senza velo. Questo programma lo potete vedere su YouTube, velo contro velo, potete vedere anche. Poi abbiamo fatto un altro programma sullo stesso argomento. Era un modo per dimostrare che l'idea che voleva trasmettere comunque ai telespettatori non è vera. È stato comunque un'esperienza molto, molto importante anche con le altre donne che erano contro il velo. C'è stata una discussione che secondo me è giusto che sia questa discussione, perché c'è la volontà da parte di quelli che non sanno il significato del velo per capire il velo, c'è la volontà anche da parte nostra di spiegare cos'è il velo. E così si può capire e dobbiamo partire sicuramente da una regola importante, che nessuno può obbligare l'altro a fare qualsiasi cosa che non vuole, soprattutto in una società come la società italiana libera, e nessuno può costringere l'altro a fare qualcosa che non vuole. Per questo secondo me i mezzi di comunicazione sono molto importanti, e in tutti questi anni non hanno portato, secondo me, non so in modo volontario o per non conoscenza in modo profondo il mondo musulmano o i musulmani o l'Islam stesso, o i musulmani che magari sbagliavano di esprimere alcuni concetti sulla loro religione stessa. Allora, questi mezzi di comunicazione hanno diffuso comunque delle idee molto, molto, molto sbagliate, e questo cosa può causare? Può causare cioè non aiuterebbe mai comunque la società a poter comunque collaborare insieme. Cioè, se ho dei pregiudizi, se vedo una donna che è sottomessa al suo marito perché mette il velo, il rapporto anche con lei diventa un po' difficile, perché già io mi comporto con lei, o magari dialogo con lei con delle idee già presi da me, cioè per cui il dialogo sicuramente non. E anche quelli che mettono il velo magari pensano che la società li vede come le fa vedere la televisione o le telecomunicazioni o alcune storie, allora magari il rapporto nella società diventa un rapporto difficile, soprattutto per la donna, perché l'uomo musulmano non ha un aspetto particolare di dire, magari la fisionomia può dire che sono immigrato, però la donna che mette il velo è già una donna conosciuta, per cui ha un ruolo ancora più responsabile nella società. Quando mi ha contattato Nadia per parlare del velo, cioè io sono un uomo di solito cerco di trovare una donna per parlare del velo, però a me mi interessava dire comunque alcuni concetti, appunto quando abbiamo parlato c'è anche nel libro questo concetto, che l'Islam non vuole creare degli ipocriti nella società, cioè l'Islam non vuole che la donna metta il velo perché suo marito diventa contento o la società diventa contenta. Comunque nel libro abbiamo dimostrato che ci sono tante donne che sono obbligate a togliere il velo, cioè tanti miei alcuni amici o alcuni, per non avere pregiudizi, come la ragazza che abbiamo visto a Padova, tanti genitori chiedono alla ragazza che va a scuola, alla media o al superiore, di non mettere il velo per non avere difficoltà a scuola. Invece sono delle ragazze che decidono di metterlo e sono determinate in questo, perché ora comunque è una cosa come la preghiera, cioè una cosa tra la ragazza e Dio. Per cui l'Islam non cerca di creare ipocrisia, cioè la religione è nel cuore, cioè se io faccio la preghiera perché mio papà mi ha obbligato a farla, non ha più, l'Islam non vuole questo, cioè questo proprio l'Islam lo cerca di eliminarlo all'interno della società.
non vogliamo una società ipocrita, vogliamo una società forte. Se ci sono dei valori religiosi che sono nel cuore, poi l'aspetto ovviamente, se la ragazza decide di applicare quello che sente dentro, è una cosa molto positiva. Ma ovviamente l'aspetto non fa l'abito monaco come dire. Allora, quando abbiamo visto il modo con cui Nadia trattava l'argomento, per me era un modo molto scientifico nel guardare o nel vedere un fenomeno molto importante che è il velo in tutta Europa, in tutti i parlamenti parlano, fanno delle leggi in Francia, in altro, discutono, a scuola discutono, a casa discutiamo questo, vediamo la televisione, per cui è una discussione molto importante. Il lavoro di Nadia è un lavoro importante per due motivi, perché è un lavoro scientifico, è un lavoro fatto da una ragazza non musulmana. È una ragazza che non mette il velo, che ha deciso di fare un lavoro scientifico. Per questo io ho apprezzato questo lavoro, comunque lo apprezzo ancora, e sono orgoglioso veramente di aver collaborato anche in un certo senso di questa opera, che per me è una opera molto importante. Per cui è un messaggio che può comunque arrivare, secondo me, a quelle che leggono il libro, che hanno la voglia di capire cos'è il velo, che hanno la voglia di capire cosa c'è dietro questo velo. È una opera secondo me molto importante anche per la società che vuole sapere, che non vuole essere ingannata da alcuni mezzi di manovre comunque politiche o ideologiche o politiche, anche chissà cosa. Per cui questo è un lavoro veramente, lo hanno apprezzato tantissimo, non perché magari parla del velo come in certo modo, nel modo giusto, e questo a me mi piace, ma sono contento perché è un materiale che può anche dare una base di conoscenza anche di come guardare l'altro, di come guardare. Qualsiasi fenomeno bisogna studiarlo in modo scientifico, in modo neutro, senza pregiudizi, senza delle idee che sono già magari, che nascono da certe ideologie o da certi magari interessi momentanei. Non voglio prolungare troppo perché ho parlato troppo, se ci sono delle domande. Infatti Enzo, ho pensato anche di dare uno spazio alle domande. Volevo fare una domanda: se per le donne il dimostrare di essere una brava musulmana è quello di mettere il velo, per l'uomo in che modo lo dimostra fisicamente? C'è o non c'è? Quando cammina per la strada non deve guardare le donne. Ah. Deve mettere il velo sugli occhi. Cioè, solo quello? Scherzo, io scherzo. Ma... No, ma mi fa piacere. Voglio proprio vedere il punto di vista. Sì, allora, l'abito, no? Sì, ma anche l'abito nell'uomo deve essere comunque un certo modo. Cioè, io non posso andare con... Cioè ci sono l'aspetto anche chiesto comunque dall'uomo, cioè ci sono certi, non posso vestirmi fuori casa per esempio con un vestito sopra al ginocchio, cioè vietato, per esempio per il maschio vietato. Poi l'atteggiamento è importante, il comportamento alla fine, cioè capisco bene che la donna che deve metterlo, chi deve dimostrare la sua obbedienza a Dio, potrebbe essere anche una fortuna, nel senso che io sono orgoglioso di dimostrare la mia identità religiosa, no? Io come maschio magari non ce l'ho una identità esteriore, magari la donna ce l'ha e diventa un motivo anche di orgoglio. E per il maschio ovviamente il comportamento, cioè non deve anche comportarsi con in certa maniera, per la strada, con il giro, con i colleghi, con... Siamo comunque tenuti a dimostrare che il musulmano si comporta in un certo modo, ma il velo comunque non vuol dire, questo anche bisogna specificarlo, non vuol dire che una mette il velo, vuol dire che è meglio di una che non mette il velo, una che non mette il velo potrebbe comunque avere fede più di quella che sta mettendo il velo, per cui la fede è all'interno. Alcune volte magari mettono perché diventano ancora magari più belle, no?
una moda diventata, alcune volte diventa anche una moda, però non dobbiamo cadere nel pregiudizio che la donna che mette il velo è una brava religiosa e quella che non lo mette non lo è, no, questo è sbagliato anche quello. Però comunque di solito la donna cerca sempre di dimostrare le cose di cui lei è orgogliosa, anche la psicologia della donna è un po' magari diversa dall'uomo, per cui il velo è un motivo per aiutare la donna a dimostrare che lei comunque è una donna da... Prima di parlare con lei bisogna comunque capire che è una donna religiosa, che ci tiene a certi valori, se si vuole magari rispettata, se uno vuole sposarla va alla famiglia e non la disturba per la strada, no? Quindi. Ok. Sì, poi mi è piaciuto moltissimo quando appunto ho letto anche i versetti del Corano che proprio il velo è anche un segno di nobiltà, proprio per dare ancora più valore, no, alla donna, per darle, correggimi se sbaglio, no, erano proprio le mogli del profeta che indossavano il velo per differenziarsi, no, dalle serve della corte, come, no? E proprio indossavano questo velo perché avevano questi abiti regali, questi abiti molto preziosi, molto belli, e dovevano, come dire, anche riservarsi, no? E per questo avevano un'ulteriore abbondanza di rispetto, di onore, no? E quindi il velo in realtà non nasce proprio come, cioè nasce proprio come un segno di bellezza in più, di onore in più, no? Non di sottomissione, o proprio nel Corano stesso, no? Quindi, però appunto quello che diceva lui, anche ho intervistato anche delle ragazze che non portano il velo proprio per questo motivo, no? Perché ho detto non è mi sembrava giusto avere anche punti di vista diversi, non solo delle donne che portano il velo, ma anche di quelle che non lo portano, e che per questo delle volte subiscono dei pregiudizi, no? Nel pregiudizio opposto, no? A volte appunto una ragazza mi diceva, una volta sono entrata in un bar e c'era questo ragazzo algerino che doveva servirmi e mi ha detto, ma scusa, se tu sei musulmana perché non metti il velo, no? Non puoi essere musulmana se non porti il velo. E lei si è sentita molto ferita, no? Perché cioè, io non lo porto perché vabbè, lei è bosniaca, quindi anche la cultura bosniaca è un po' diversa, no? Si vive anche la religione magari con modalità un po' differenti, e quindi cioè, io non mi sento una musulmana, anzi, cioè, io professo la mia religione, magari con modalità diverse, no? Ma non per questo tu non mi devi rispettare, no? O devo essere considerata inferiore rispetto ad una donna che invece indossa il velo. È proprio una scelta personale, un percorso proprio personale. Io volevo rilevare un fatto che mi ha molto colpito, nel senso che Nadia è giovanissima, 23 anni se non sbaglio, quasi 22, quasi 23, quindi è veramente giovanissima. E credo, mi piace sottolineare questo aspetto, nel senso che io, essendo educatrice di un gruppo giovani dai 18 ai 25 anni, vedo davvero che questa generazione, che è subito dopo la mia, che sono giovanissima, questa generazione che è subito dopo la mia, ha potuto esprimere un concetto del genere. Io non ne sarei stata capace. Perché semplicemente nella mia classe, quando io andavo a scuola, lo straniero era una rarità, cioè, nel senso che l'immigrazione è venuta dopo. Quindi anche secondo me noi più adulti abbiamo questa grande responsabilità di far parlare queste giovani, queste generazioni più giovani che hanno questa ricchezza di sensibilità da raccontarci. E infatti è anche per questo che abbiamo invitato Nadia, che è proprio ha sviluppato questa idea sui banchi di scuola con un'esperienza molto quotidiana, e ci fa anche capire che la capacità di superare questi ponti deriva anche da una relazione soprattutto quotidiana, nel senso che io incontro queste persone e quotidianamente costruisco un rapporto che mi fa capire la profondità della persona che ho davanti, dalla profondità delle sue scelte. E una domanda che volevo fare, a me ha colpito molto, ci sono tanti aneddoti in questo libro, quindi questo rende molto piacevole anche la lettura, ci sono proprio racconti, e mi aveva fatto sorridere questo uomo che cercava di convincere sua moglie a non mettere il velo perché se no non riusciva
a relazionarsi, e lei invece che si era puntata con coraggio, perché e appunto mi chiedevo il rapporto tra donna a donna, tra donna occidentale e donna musulmana. Quali punti, in quali, vedendo anche nella realtà quotidiana dell'oratorio, in quali punti riesce a davvero ad avere quella capacità di andare oltre, di riuscire a scavallare un po', cioè ci saranno, quali sono gli argomenti per cui si riesce a superare un po' questo contrasto? Non so, tu che hai vissuto e visto in queste realtà dell'oratorio, tra l'altro ti do Fabio Corazzena, lo cito perché qualcuno qui dentro lo conosce, e quindi mi piaceva sapere a livello quotidiano. Beh, parto con Khadija, con lei, e vabbè, appunto la quotidianità della scuola ci aiutava tantissimo, poi abbiamo fatto anche tante esperienze insieme, abbiamo fatto la consulta provinciale, no, degli studenti, è stata un'occasione anche per vivere insieme questa, cioè noi rappresentavamo il nostro istituto, anche questo era particolare, no, perché anche la nostra amicizia rappresentava anche comunque un istituto scolastico, e questo ci ha unito molto. Poi su tantissime cose ci trovavamo anche, noi abbiamo scoperto anche l'aspetto fondamentale della famiglia che avevamo alle spalle, che ci ha sempre educato a proprio a vedere l'altro in relazione, in maniera proprio aperta, no? Anche aperta sul mondo, aperti sulle altre culture. Già ci siamo resi conto che anche all'interno delle nostre famiglie c'era un campo fertile, no? per queste idee. E nell'oratorio, sì, alla fine su tante cose, soprattutto vabbè, a volte si riesce a dialogare riguardo anche ai figli, no? Perché appunto vengono questi bambini dopo scuola, no? Insomma, a fare i loro compiti, e quindi si cerca anche insieme, no? Di capire cos'è meglio. Poi io ho avuto la fortuna anche di fare questo corso di italiano proprio ad un gruppo di donne straniere lì all'interno dell'oratorio, e era bellissimo proprio condividere anche il background culturale, il background linguistico anche di queste donne, le difficoltà dell'apprendimento della lingua. Però la cosa più bella che mi ha molto colpito è anche come magari quel semplice corso di italiano, no, poteva creare delle amicizie non solo tra, no, immigrate e italiani, no, ma proprio anche tra di loro, no? Quindi non so, c'erano le donne della Bosnia con le donne pakistane, con le donne marocchine, no? Che avevano, attraverso questo gruppo, no? Avevano costruito un'amicizia anche tra di loro, e trovavano anche tante cose in comune, no? Oltre appunto l'educazione dei figli, ma anche, non so, sul cibo, o del trovarsi insieme, no? Anche per, non so, per cucire, insomma, tante cose, no? Ma proprio appunto, come dicevi tu, nella semplicità del quotidiano, io anche mi sono trovata, cioè, anche con Khadija, no, con queste donne, penso che sia proprio la semplicità della quotidianità, ecco, io spesso dico questa cosa perché per me è importantissimo, a volte non ci vogliono tante teorie, tante ricerche, no? È proprio nella vita quotidiana che uno si sperimenta anche, e basta appunto quel piccolo scatto, no? Che può essere il cibo, può essere il bambino, può essere tante cose, no? E subito nasce quell'amicizia che poi ovviamente, no, appunto all'interno dell'amicizia si scambia pian piano, si scambia tutto, e quindi è proprio questa semplicità del quotidiano anche e della relazione che poi aiuta. Sicuramente è bello confrontarsi anche sui valori, no, che fondano la propria esistenza. Io mi ricordo che mi ricordo questo episodio, appunto, che una volta sono arrivata a casa, no, ho detto a mia mamma, guarda, ero disperata perché avevo litigato con altre mie amiche, no, all'interno della classe, altre mie amiche italiane, ho detto, ma mi trovo tantissimo con la mia amica Khadija, no, perché insieme, cioè, condividiamo gli stessi valori, anche se abbiamo religioni diverse, ma
le cose, no? Le basi, no? Certi valori anche dell'amicizia, del rispetto, del dialogo, li condivido più con lei che non magari con altre mie coetanee della mia stessa nazionalità, no? Quindi proprio quello, penso che l'importante sia guardare la persona e il suo percorso, poi tutto viene di conseguenza. Qualche domanda? Tra il pubblico c'era qualcuno. Voi avete parlato spesso di scelta di portare il velo e dato che ho sentito che tu hai conosciuto la tua amica alle superiori, quindi vuol dire che comunque è una scelta che viene fatta da molto giovani, cioè adolescenti praticamente. E io sto pensando alla realtà che invece viviamo noi, che contrariamente invece questa, l'adolescenza è l'età in cui, almeno per quello che vivo io, nella nostra regione invece si allontana, no? E quindi mi chiedo, cos'è che porta queste ragazze così giovani ad una scelta così forte, così coraggiosa come quella di portare il velo? Cioè, dove sono le basi? Non so, nella famiglia, nelle vostre tradizioni, però ecco, volevo capire un attimo cosa c'è insomma alla base per prendere una decisione così, così forte per delle ragazze così giovani. No, allora, vabbè, a parte che appunto, i casi sono tutti diversi, perché appunto, per esempio, la mia amica Khadija, lei aveva deciso di metterlo, sì, mi ricordo, mi sembra di averlo conosciuto già in prima superiore, che lei portava il velo. Però, per esempio, un'altra ragazza ancora mi aveva detto, guarda, io nell'adolescenza ho rifiutato tutti i valori della mia famiglia, andavo in discoteca, mettevo la minigonna, poi dopo cioè, ho riflettuto sulla mia vita e ho deciso di metterlo, per esempio, all'università. Quindi, o appunto, alcune non l'hanno mai messo, ecco perché, però non per questo appunto non sono religiose, ma non si sono avvicinate alla fede in maniera diversa. Allora, secondo appunto quello che ho potuto un po' studiare, insomma, di solito uno comincia a mettere, una donna comincia a mettere il velo dopo lo sviluppo, no? E ovviamente i genitori, fin da quando sei bambina, come anche i nostri genitori, no? Ti insegnano i valori della fede, quello che c'è scritto, insomma, anche nei libri sacri e quello che dovrebbe essere, secondo anche i genitori, il percorso di fede, di vita, no? Poi appunto come in tutti, come anche tra di noi, ci sono quelle appunto ragazze che decidono subito, no? Una volta anche passate in questo periodo dell'adolescenza, decidono di aderire anche a quello che i genitori gli hanno insegnato, incontrano già fin da subito, anche fanno questo incontro personale, no? Fin da subito con Dio e quindi decidono di metterlo e poi non lo tolgono più perché si trovano, cioè si sentono rappresentate, no? in questa scelta. Altre appunto la rifiutano, poi la riprendono e cioè, ci sono tante storie, no? Però non so, sì, questo è una scelta che si fa da giovani, sì, dopo non so se tu vuoi dire. Sull'età magari una scelta anche può essere fatta da adulti più grandi, cioè non c'è una età della scelta. Alcuni lo fanno da giovane perché hanno magari un percorso non solo familiare ma anche magari un percorso sociale diverso. Alcuni decidono di metterlo anche a un'età più grande. Che nasce qualcosa invece però dalla domanda che secondo me qui sbaglia la luce dell'Italia, cioè non è che sbagliate per. Però è uno sbaglio misurare sempre tutte le cose su come vedete voi le cose, nel senso che voi da giovane vi allontanate dalla religione e come mai gli altri, no, gli altri non devono fare come voi, magari voi dovete fare come gli altri e tornare alla religione, cioè e lì diventa la cosa magari negativa nella società, ma non voglio parlare della realtà, ma in generale diventa la cosa che noi facciamo la Ramadan e digiuno, no? E voi non lo fate più. Ma avete sbagliato voi a lasciare la vostra tradizione, noi manteniamo la nostra tradizione, ma non vuol dire che noi è così. Poi anche una cosa molto importante è il rapporto con la religione che noi abbiamo avuto è molto diverso dal rapporto che voi avete avuto comunque con la religione.
C'è una discussione molto, comunque molto, 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 molto grande, non c'è neanche il tempo di spiegare come mai la nostra esperienza è questa. E l'esperienza della ragazza musulmana anche è diversa anche dall'esperienza, perché vede magari la religione in un altro modo, vede il rapporto con Dio in un altro modo, perché il rapporto con Dio nell'Islam è un rapporto diretto, per cui io quando metto il velo voglio essere in pace con il mio Signore. E come la stessa domanda che mi ha chiesto una suora, con tutto rispetto ovviamente delle suore, perché considero anche mie sorelle, a Roma c'è stata un anno fa una conferenza d'estate, una suora mi ha chiesto: ma perché una donna musulmana non può sposare un uomo non musulmano? Ho discusso un po' così, poi mi ha ripetuto la domanda: ma se si innamora? Allora, in quel momento, a questo punto, gli ho detto direttamente: lei, suora, sorella, ha scelto di non sposare né musulmano, né ebreo, né cristiano, e lei adesso, se lei si innamora di qualcuno, cos'è? Per cui non guardare l'altro come poverino e debolezza, non può fare, guardiamo il rispetto della sua scelta, per cui sempre la libera scelta è una cosa molto importante. Alcune ragazze in Occidente decidono di mettere il velo, questo è un punto da sottolineare, perché la società è contro il velo, una reazione diventa. Allora, per questo non deve, cioè, la società deve aiutare a queste donne a prendere la scelta come libera scelta, non come reazione, perché la società, allora io faccio cosa volete, nel senso questo diventa una cosa, non, deve essere una cosa naturale, deve essere una libera scelta, sia in famiglia sia nella società, per cui né la famiglia né la società deve spingere la ragazza a mettere il velo, per forza. Deve essere una cosa naturale, deve essere un percorso naturale, come l'altra, qualche giorno fa mi ha chiesto una ragazza: guarda, io sto decidendo di mettere il velo, ha messo anche come foto della bacchetta della sua pagina Facebook questo libro. Io ho detto: no, deve essere convinta, aspetta, non metterlo, deve riflettere, leggere, se è una ragazza giovane deve essere convinta di questo. Cioè, a me mi piacerebbe dire subito: metti il velo, perché sono un uomo. Però insomma, il percorso, anche perché la sua mamma non vuole che lei metta il velo, allora c'è un percorso anche la mamma, perché per questo le cose devono essere fatte come la libera scelta. La società, quando toglie questa libertà a questa ragazza, o la considera magari sottomessa perché decide di prendere questo percorso, è una società che sicuramente comunque mette in crisi anche questa ragazza. Cioè, se per cui noi cadiamo nella cosa che noi non vogliamo che la ragazza, in cui, cioè la sottomissione diventa, la società ci diventa una cosa negativa verso questa società, questa ragazza. Magari la vogliamo bene questa ragazza, ok, però non sappiamo relazionarsi comunque con lei, e lì la vogliamo bene ma la trattiamo male, cioè in questo modo. Bisogna stare attenti su queste cose. Ma non so se ci puoi dire esattamente che cosa il Corano dice riguardo al velo delle donne. E lei sa più di me di questa volta. Possiamo leggere. Ci sono lì. Allora, vabbè, ci sono due versetti principali, il versetto 31 e il versetto 59. Li leggo? Vabbè, vuoi leggere tu? No, leggi tu. E di alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere casti, di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare, di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle loro schiave, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai fanciulli che non notano le nudità delle donne, e non battono i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che c'erano. Tornate pentiti ad Allah, credenti, affinché possiate prosperare. 59 dice:
O profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprono dei loro mantelli. Questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese. Questo era appunto un po' quello che dicevo anche prima, no? Anche di un segno di nobiltà per non essere offese, per essere maggiormente rispettate, per distinguere dalle altre, appunto dalle serve, dalle schiave, insomma. Poi appunto qua è presente tutte le persone a cui invece possono, con cui possono mostrarsi anche senza velo, insomma, quelli della loro famiglia. Questo è un po'. Leonardo da Vinci ha disegnato Maria con il velo. Poi il velo anche ha un significato, se mi permetto anche di aggiungere. Il velo non è la burca, per esempio. Cioè, era la domanda che volevo fare. Anche io capisco lì. L'elemento del pensiero, perché c'è velo e velo. La società, ecco, la società, abbiamo percepito che la società vuole queste risposte, per questo ho voluto dire comunque, il burka è una cosa tradizionale dell'Afghanistan, non c'entra niente con l'Islam. Okay. La mettono ancora. Per cui il velo, quello di mettere così, di non mettere vestiti molto stretti. E comunque anche per non diventare troppo anche, insomma, ci sono alcuni valori che condividiamo anche con la religione cristiana, questo valore lo condivide anche la religione cristiana, per cui le suore, quando decidono di dedicarsi a Dio, mettono il velo. Io dico che le donne che mettono il velo sono nostre suore, ma si sposano, è la differenza nostra. E la differenza è questa, che riescono solo, hanno il permesso di sposarsi. Sì, infatti il velo comunque era già una tradizione che esisteva ancora prima dell'arrivo, cioè in quelle terre poi in cui si è diffuso inizialmente l'Islam, il velo era proprio una tradizione che già esisteva anche all'interno di quelle popolazioni, proprio perché vivevano comunque in paesi molto caldi, molto... In più, appunto, io anche nel libro faccio questa distinzione, no? Appunto il burka è proprio quello che copre maggiormente la donna ed è una tradizione proprio che già esisteva in Afghanistan, cioè che allora non si chiamava Afghanistan, che è stato poi preso appunto da una corrente, ecco, dell'Islam molto estrema che ha deciso di interpretare il Corano in una maniera un po' distorta, no? Un po' troppo estrema, ecco. E anche per esempio in Arabia Saudita c'è il niqab invece, che è quello che copre tutto, insomma è nero, copre tutto e lascia scoperti solo gli occhi. Anche quello è una tradizione tipica dell'Arabia Saudita, insomma il velo a cui noi ci riferiamo è proprio l'hijab, che è quello che copre, insomma, la testa e un po' le spalle, insomma i capelli e così. Allora, io più che fare una domanda volevo portarvi la mia esperienza, e conosco Nadia perché anch'io svolgo volontariato da Don Fabio. Ho iniziato l'anno scorso e ho letto il libro di Nadia. Grazie alla lettura di questo libro effettivamente il mio pregiudizio è crollato. Oltre alla lettura del libro il mio pregiudizio è crollato anche appunto per l'incontro con queste donne, che l'anno scorso era praticamente quotidiano, perché noi teniamo i loro bambini per aiutarli a fare i compiti a pomeriggi, 2 ore. Cioè io avevo mollato l'anno scorso per miei motivi e quest'anno ho ripreso. Allora, io mi sono legata moltissimo ad una famiglia pakistana, che conosci molto bene, i 2 bimbi, e ho frequentato per molto tempo la loro casa. Allora, io una cosa che ho notato è che la donna, la moglie e la madre con me è entrata in una sintonia perfetta, nel senso che mi ha accolto davvero, e innanzitutto mi ha visto come maestra, e questo per me mi faceva un pochino piacere, nel senso che mi vedeva proprio come educatrice per i suoi bambini, e questo per me era importante. Anche i bambini in me hanno riposto fiducia, e quindi questo davvero mi dava gioia ogni giorno. Io però ho notato la difficoltà di suo marito, invece, nel senso che ho passato appunto un mese in cui io andavo quasi sempre dopo l'oratorio da loro. È capitato anche che lei facesse entrare in casa quando
durante la preghiera ho scoperto anche questo lato meraviglioso, perché per me era sconosciuto, della loro religiosità. Anche i bambini sanno quante volte al giorno devono pregare, mi hanno spiegato per esempio quello dopo pranzo, prima di andare a scuola, il pomeriggio pregano, e questo per me è stato un esempio esemplare. Ecco, il marito ho visto, io non voglio attaccarmi alla sottomissione perché io concordo con tutto quello che è stato detto, ho battuto il mio pregiudizio, però nel momento in cui lui ha notato la confidenza che la moglie a me dava, anche parlando di cose molto private, quale la religione piuttosto che la vita quotidiana, ha iniziato ad allontanarmi. E questo io volevo chiedere perché, nel senso che io abbatto il mio pregiudizio, io le accolgo come sorelle, e ciò che fare ogni giorno, loro sono molto educate, ci chiedono, ci salutano, anzi. Però il marito, io ho visto che con me ha fatto molta fatica. Nel momento in cui ha notato che la moglie si stava un pochino aprendo, si stava confidando, mi ha allontanato. E quindi io volevo chiedere se forse il pregiudizio non è magari nei loro confronti, per un'idea che magari hanno loro, e noi possiamo magari cambiare le loro abitudini piuttosto che le loro idee. Cosa che non è così, perché io assolutamente, cioè, le abbraccio solamente, anzi. E quindi volevo chiedere come mai. Questa è la mia esperienza e io ho riportato quello che effettivamente ho vissuto. E la paura dell'apertura all'altro c'è dappertutto. Non ah, ecco, quindi non è semplicemente... È la paura, è stare sulla difensiva, è la paura del diverso. Ah. E tu l'hai sentita sulla tua pelle, sì, come magari noi chiediamo alla società italiana di non far sentire agli immigrati, per esempio, musulmani che sono diversi. È la paura dell'altro, la paura dell'altro che cambierà la mia identità. Non è vero, non è vero, questi sono solo pregiudizi e sono basati, secondo me, per questo il contatto diretto è importante con la gente, per questo magari cioè, quando parliamo di pregiudizi non parliamo solo della società in cui viviamo o con italiani o non italiani, musulmani, cristiani, cioè, assolutamente, i pregiudizi sono dappertutto. Per esempio, io vi assicuro che la società occidentale qui è molto più aperta della mia società occidentale, cioè orientale, è molto più aperta, è molto più tollerante dell'altro, dalla mia esperienza, cioè bisogna dire le cose come sono. Allora, per cui quando parliamo bisogna aprirsi, io parlo a tutti. Anzi, invito anche i miei concittadini, i miei immigrati come me, di aprirsi alla società, perché il treno non cammina solo su un binario, per cui non bisogna mai... Tu puoi trovare sicuramente dei pregiudizi da parte dell'immigrato anche verso di te, da parte dell'immigrato magari verso la società, perché magari come alcuni prendono magari delle informazioni dalla TV, no? Magari l'immigrato guarda la TV, cosa dice, e pensa che tutta la società dice così. E non è vero, bisogna questo è un argomento molto, molto delicato. Non bisogna mai, bisogna capire la società o gli altri cosa vogliono da me, e cerco di rispondere nel modo giusto. Cerco di cambiare le cose che ci sono anche verso il mondo. Cioè, l'incontro come è avvenuto tra Nadia e Khadija è un esempio molto importante, l'incontro. Il conoscersi, magari alcuni, se lui ti ha allontanato, viene a conoscere mia moglie e eventualmente non più, cioè, nel senso che sono famiglie di famiglie, come ci sono famiglie italiane, e così il mondo è tutto unito. Sì. È troppo geloso questo. Devo capire se è un uomo, allora. Sì, infatti anche comunque anche la mia amica lei diceva, quando l'ho intervistata, diceva anche le donne proprio musulmane devono anche loro fare uno scatto verso la società, non è solo
anche noi che dobbiamo aprirci, no? Ma anche loro, anche lei diceva, non anche noi stessi dobbiamo proprio buttarci, no? All'interno della società. Anche lei diceva, io dico sempre alle mie amiche, non dovete stare chiusi in casa solo tra le vostre amiche, solo tra persone, non so, della stessa nazionalità o della stessa religione, ma proprio dobbiamo anche farci conoscere, dobbiamo uscire all'esterno, perché altrimenti come facciamo a far crollare questi pregiudizi, no? E lei proprio era molto, cioè, convinta di questa cosa, diceva il percorso si fa insieme, da due parti, altrimenti è difficile, insomma. Quindi... C'è qualche altra domanda? O osservazione nel caso? No, io ho fatto una breve esperienza come insegnante di religione anni fa. E devo dire che quello che lei dice è una realtà che si vive. La grande difficoltà che c'è oggi è l'incapacità ad accogliere l'altro perché è diverso da te. Avviene in famiglia, tra cristiani, tra vicini di casa, figurati con una persona immigrata di un'altra religione. La cosa più importante, secondo me, io dal mio piccolo punto di vista, è continuare ad avere il coraggio di dialogare dicendo la cosa vera. Perché purtroppo sia della religione islamica, anche per quella cristiana, tante volte dicono delle cose assurde in televisione, e i primi che non telefonano dicendo cosa stai dicendo, che guarda che Cristo Gesù Cristo non dice quello nel Vangelo, e tantomeno la Chiesa, i preti, tu stai dicendo delle eresie. I cristiani non rispondono così, perché sono i più ignoranti. Quindi la cosa più brutta è trovare cristiani che si dicono tali, ma che poi quando si trovano davanti degli islamici sono spaventati perché vedono persone per loro coerenti e non sono capaci più di riconoscere la propria identità, perché non la vivono più. È più facile allora aggredire l'altro, che è poi anche diverso. La cosa più importante anche nelle scuole, fin dalle elementari, questo dialogo, perché io i bambini che ho incontrato non avevano problemi tanto a relazionarsi, ma erano molto condizionati da come vivevano in famiglia e dai genitori. E quindi diventavano anche razzisti, ma perché erano spronati nell'esperienza di casa, ma in verità poi non è così. E quindi è molto importante il dialogo e esperienze comuni. Tu hai fatto questa esperienza, no, perché l'hai vissuta giorno per giorno. Mentre incontri sporadici negli uffici, incontri sporadici, non creano relazioni. Già è faticoso tra noi. E questa cosa che ha detto lei del mettersi sempre sulla difensiva è vero. E invece entrare nell'empatia, trovare a metterti nei panni di, è difficile perché non si ha conoscenza né della vera Islam e delle varie, da dove provengono, come noi a Lombardia siamo diversi di mentalità e di cultura da chi abita in Sicilia o in Calabria ed è così. E quindi è la stessa cosa. Però la cosa più difficile, secondo me, qui ho vissuto io, e questa incapacità proprio a dialogare, perché ci sono proprio dei preconcetti fortissimi, è una crisi di identità nostra, questa si c'è. Sì, perché a pensare all'altro è una forza comunque. Perché io non ho mai trovato persone in difficoltà a parlare, a volersi bene, quando la vivono per prima loro. Questa cosa io non l'ho mai vissuta. Anzi, c'è una grande accoglienza anche del diverso. Invece c'è quando per primi si è egoisti, si è indifferenti, ma lo c'è già nella propria vita. Quindi figuriamoci con chi non viene. Ed è molto bello questa capacità di provare a dialogare, conoscersi meglio. Ci si conosce, siamo un po' meno dell'altro. Dopo possiamo dire che le differenze ci stiano. Però nel rispetto si può vivere, sì che si può. Io condivido. Ecco, quindi grazie. Si può anche costruire. Grazie, perché è una cosa molto bella. È un lavoro faticoso, ci vorranno magari decenni, ma speriamo. Cioè, io vi faccio solo l'esempio. Ognuno deve fare un contributo. Suo contributo, deve essere il contributo per avvicinare le cose. Faccio solo un esempio, io ho chiesto a Matteo, no? A Mattia, yeah. Scusa, di farmi la foto, no? E ho fatto la foto del pubblico. Io stasera vado a scrivere in arabo su Facebook, metto la foto, non per parlare di vero, ma per portarti avvicino al mondo arabo, no? Che guardate, c'è una serata in Italia che parla del vero, c'è una ragazza italiana che ha scritto un libro sul vero. Per cui l'Occidente non è nemico. Cioè, io faccio passare questo messaggio. Okay. E così continua. Tutti i giorni ognuno di noi deve lavorare per
comunque per queste idee. Poi la religione, secondo me, io personalmente lo dico, ho conosciuto diverse persone religiose e non religiose, io mi trovo bene con i cristiani, i praticanti. Cioè, io mi trovo bene con loro perché trovo tantissime cose, io non per fare pregiudizi di altro, però i miei figli magari preferisco far frequentare da famiglie cristiane molto credenti. Come per noi quando incontriamo islamici che sono contraddittori. E quindi si ha paura perché non si conosce già, e in più ci sono diverse posizioni anche tra di voi, come noi, vediamo magari a volte questa difficoltà. Tante famiglie musulmane mandano i loro figli nelle scuole cristiane, no? Perché ci sono dei valori condivisi. Esatto. Per cui c'è questa comunque, ci sono tanti qua miei amici, Hans per esempio, uno degli esempi che possiamo citare. Per cui la religione non è mai una barriera. Anzi, più vicini a Dio diventiamo meno distanti dagli altri, diventiamo anche più umili uno verso l'altro. E poi secondo me lì c'è qualcuno sicuramente che vuole allontanarmi dalla religione, cioè da tutti i parti comunque. O magari far entrare le persone che ci tengono al rapporto con Dio in un meccanismo di estremismo per rispondere anche male alla società. Cioè, questo lo si vede comunque in giro, si vede, insomma, ci sono delle persone che non vogliono più i valori di Dio. Nella storia c'è stata questa tendenza, ma anche adesso. Per cui gli uomini che veramente vogliono bene se stessi, secondo me, se stessi. Parliamo di egoismo anche in questo, devono aprirsi all'altro, perché è una grande ricchezza. Io ringrazio Dio perché mi ha dato la possibilità di vivere in Occidente, perché ho conosciuto bene l'Occidente, avevo pregiudizi anche io, ma ringrazio Dio perché lavorerò nel mio futuro, che sarà in Oriente, comunque per battere pregiudizi verso l'Occidente, in Oriente, insomma, farò la stessa cosa anche lì. Questo messaggio che mi sembra davvero culminante di un bellissimo incontro e dialogo. Mi permetto di chiudere, mi fa ridere perché sto continuando a guardare quel quadro lì che ci sono queste donne col velo, che però sono tutte col velo, sono anche tutte agghindate in modo simile. Ma tutte hanno uno sguardo diverso l'una dall'altra, quindi una propria identità nel indossare il velo, nel senso di essere se stesse. Quindi mi sembrava proprio un'icona bella per chiudere questo incontro. Vi ringrazio di aver partecipato al mio scontro, spero che abbiate anche la possibilità di vedere la mostra e anche di fare, perché no, un bel dono per Natale magari a qualcuno o a voi stessi. Ho un cervello sotto il velo di Nadia Zatti, dove possiamo trovare questa... Ma io qua ne ho alcuni, se... Ecco, per esempio, molto interessante, e nel caso in cui volessimo... In internet, perfetto. Qualsiasi sito di libro, ma... Quindi io vi do questo bel consiglio, secondo me potrebbe essere interessante, magari c'è qualcuno che ha qualche resistenza in più, allora vi consiglio vivamente la lettura di questo libro. Buona serata, grazie.